Salve a tutti, andiamo a fare la cassata siciliana al forno. È un dolce strepitoso. Io l'ho leggermente rivisitato. Ho messo in atto delle regole che sono anche sul libro, come cambiare le ricette seguendo dei parametri, perché uno non è che cambia le ricette così, ci sono delle regole, quindi chi ha il mio libro lo sa. Andiamo a fare questa cassata siciliana che abbiamo bisogno di pasta frolla, pan di Spagna, bagna al maraschino, ricotta con gocce di cioccolato. Io in più inserirò una crema di pistacchio all'ultimo dopo la ricotta. Ok, andiamo a fare la pasta frolla. 250 g di burro, 4 tuorli d'uovo, 250 g zucchero a velo e 500 g di farina. E poi metteremo un pochino di scorza d'arancio grattugiata. Ok, questo qua è il metodo che già, come ripeto, ho fatto vedere, che noi impastiamo tutto insieme. Burro deve essere morbido, vedete? Altrimenti non viene. Zucchero a velo. Tuorli con scorzetta d'arancio grattugiato. Andiamo a impastare. Basta. Ed ecco la nostra pasta frolla in 2 minuti. Allora, allunghiamo la pasta frolla a mezzo centimetro . Prendiamo lo stampo imburrato, Come fa molto caldo, lavorare la frolla a casa con questo caldo non è semplice. Allora. A questo punto, foderato lo stampo, andiamo a fare delle strisce di pan di Spagna, però prima dobbiamo fare una bagna al maraschino. Allora io qui ho preparato acqua, zucchero, sono 200 grammi d'acqua, no? E ci mettiamo 80 grammi di zucchero, poi a secondo di come la vado a scaldare al microonde. Perché si può scaldare anche sul fornello, però non avevo un pentolino molto piccolo, quindi vado a scaldare questa al microonde. Allora, mentre si scalda
lo sciroppo, acqua e zucchero, andiamo a fare un po' di pasta di pistacchio e sarebbe come la pasta di mandorle, soltanto che invece della farina di mandorle c'è la farina di pistacchio. Allora, la ricetta è T per T, tanto per tanto. Quindi io qui ho fatto 75 grammi farina di mandorle, farina di pistacchio e 75 di zucchero a velo e metterò un pochino di albume per farlo diventare pasta. Questo è un albume, vediamo se basta, ma io penso di sì. Albume di un uovo medio. La lascio lenta così, eh. Allora, se noi la vogliamo fare più dura per fare tutti i cubetti, ovviamente mettiamo mezzo albume. Però adesso, mentre stavo facendo, ho detto preferisco farla più lenta perché faccio vedere come la gestisco nella torta. Ecco, acqua e zucchero bollente. Basta che è caldo che riesce a sciogliere lo zucchero e metto un pochino di maraschino perché questo è molto forte. Ecco, ho fatto la bagna al maraschino. Prendiamo 500 grammi di ricotta. Io ho preso la ricotta di pecora, potete mettere anche misto, la passiamo al setaccio bene, prima deve essere ben scolata, proprio deve essere ben asciutta la ricotta, eh? La passiamo al setaccio così come sto facendo, dopodiché inseriremo 200 grammi di zucchero. Ecco, vedete, mettiamo lo zucchero e giriamo bene fino ad assorbimento totale. Intanto prendiamo la ricotta, ci mettiamo le gocce come da ricetta. Adesso io metto poca ricottina sotto per far attaccare, giusto per far attaccare il pan di Spagna, eh? Ora andiamo a fare il pan di Spagna. Allora, mettiamo in planetaria a montare 7 uova medie, quindi siamo sui 400 grammi, e facciamo montare con 250 grammi di zucchero.
Ecco fatto, togliamo e adesso andiamo a girare a mano 250 grammi di farina 00. Mettiamo la farina in 2-3 volte setacciandola, eh? Mi raccomando, la setacciatura della farina è molto importante. A questo punto riempiamo gli stampi precedentemente imburrati, ce ne usciranno due da 24 cm di diametro, e li andremo a cuocere a 160 gradi per 20 minuti circa. Ecco qui il pan di Spagna, che lo togliamo dallo stampo e lo facciamo raffreddare. Si consiglia sempre di mettere un po' di zucchero semolato sopra la carta forno dove andremo a girare lo stampo, di modo che assorbe bene l'umidità e non fa quella pellicina, diciamo. Allora, facciamo a strisce il pan di Spagna che abbiamo fatto. Ecco qui,
adesso con il pennellino, io ho messo un pochino di ricotta sotto, perché se non ce la mettevo dopo al taglio si separa un po' la pasta frolla col pan di Spagna, invece così rimane un tutt'uno. Adesso con un pennellino andiamo a bagnare il pan di Spagna. Ecco così, l'ho bagnata tutta. Ora la farcitura della ricotta. Prendiamo la spatola. Questa bella grande. Qui ho usato mezzo chilo di ricotta. Allora, adesso io ho pensato pensate questa al taglio insieme alla ricotta, che sapore che dà, che spinta. Adesso questa è la variante che ho messo io, no, non c'è nella ricetta. Però siccome nella cassata siciliana c'è la martorana, che è di mandorle, però con il pistacchio si sta benissimo anche con la ricotta, quindi è un abbinamento che si può fare senza stravolgere la ricetta originale, perché io ho lasciato tutto della ricetta originale, ho solo aggiunto questo particolare. Ecco fatto. Adesso la ricopriamo con la pasta frolla. Poi questa, una volta cotta, andrà girata sotto sopra, poi vi farò vedere. Ok, questa qua adesso la andiamo a cuocere a 170 gradi per una cinquantina di minuti, poi come sempre vi do il tempo esatto, almeno per il mio forno, eh? Ok, andiamo a infornare. Allora, ecco, uscita dal forno e raffreddata, ancora tiepida, comunque si dovrebbe girare. Adesso la giriamo. Vedete? È proprio la forma della cassata, sbordata benissimo. Adesso andiamo a spolverare con lo zucchero a velo così con le mani per farlo, per asciugare l'umidità. È ancora tiepido, un po' doveva ancora freddare, comunque. La cottura è stata quasi un'ora, eh? Quindi proprio per la precisione. A questo punto, con delle striscette o come volete, io ho questo, con la cannella, la finiamo
di decorare così. Si possono mettere anche delle striscette di carta, le fare voi. Ecco qui, un attimo che pulisco il piatto. Ecco la nostra cassata siciliana al forno. Adesso la taglieremo così vediamo anche com'è dentro. E qui dentro ci sono moltissime, moltissime ricette, anche questa, però originale, senza la pasta pistacchio. Ok, la faccio freddare ancora un altro po' e poi la tagliamo a porzioni. Pasta di pistacchio. Mamma mia, che cosa, una cosa incredibile, veramente. Proviamo qui. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.